Benvenuti ad una nuova edizione delle Top News. Scuola, governo va sotto in commissione al Senato. Il Parlamento europeo riconosce le famiglie gay. Libia, liberato l'ostaggio italiano rapito a gennaio. Governo battuto sul parere di costituzionalità alla riforma della scuola. Con 10 voti contrari e 10 a favore, il parere in commissione affari costituzionali del Senato non passa per il voto determinante di Mario Mauro, senatore di GAL, che nei giorni scorsi ha annunciato l'uscita dalla maggioranza. Da un punto di vista costituzionale, la riforma della buona scuola è scritta male, osserva Mauro. Pertanto fermiamoci e riscriviamola meglio. L'Europa si apre all'Unione Gay. Il Parlamento europeo di Strasburgo, per la prima volta e in maniera esplicita, ha riconosciuto le famiglie omosessuali, approvando a larga maggioranza un rapporto dedicato all'uguaglianza di genere in Europa. Nel testo si legge che l'Assemblea dell'UE prende ufficialmente atto dell'evolversi della definizione di famiglia e raccomanda che le norme, anche in ambito lavorativo come i congedi, tengano conto di fenomeni come le famiglie monoparentali e l'omogenitorialità. È stato liberato in Libia il medico italiano Ignazio Scaravilli, rapito il 6 gennaio scorso. Secondo quanto si apprende da fonti della Farnesina, il 68enne è stato liberato con il concorso dell'autorità di Tripoli ed è in buone condizioni. Ora è in attesa di rientrare in Italia. C'è anche la gara relativa al restauro dell'aula dove si riunisce il Consiglio Comunale di Roma fra quelle finite nel mirino della Guardia di Finanza per appalti truccati. L'indagine ha portato all'arresto di 5 persone. Intanto in Campidoglio è stata votata e approvata la sostituzione dei consiglieri arrestati tra le proteste del Movimento 5 Stelle, che hanno chiesto più volte le dimissioni di Marino. Sospendere le assegnazioni nei comuni lombardi in attesa che il governo individui soluzioni di accoglienza temporanea più eque che garantiscano condizioni di legalità e sicurezza. È quanto chiede il governatore Roberto Maroni in una lettera ai prefetti, immediata alla risposta dei prefetti. La materia è di competenza dello Stato e i prefetti si attengono alle direttive del Ministero dell'Interno e del Governo. È diventata una routine dovermi difendere da accuse prive di qualsiasi fondamento. Così Fedez commenta su Facebook la notizia sulla lite della notte scorsa in una discoteca di Milano, durante la quale avrebbe ferito una persona e attaccato dei poliziotti. Niente corrisponde a verità, dice. Che non sto simpatico ad un certo tipo di stampa si era capito. Non vi nascondo di essere seriamente spaventato da quello che sta accadendo.